Buongiorno Luigi, buongiorno alla Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Glielo chiediamo subito, qual è il piano del Viminale per questo Capodanno 2020-2021? Ci saranno dei controlli, abbiamo messo in campo 70.000 uomini delle forze di polizia, anche i vigili del fuoco saranno impegnati, quindi un ringraziamento va a questi uomini, a queste donne che lavoreranno per garantire la nostra sicurezza in una giornata, diciamo, di festa, che è quella che serve per arrivare poi all'anno nuovo a cui dobbiamo guardare con grande speranza. Su cosa concentrerete l'attenzione in questa nottata così particolare? L'abbiamo detto più volte, dobbiamo evitare che ci siano assembramenti e quindi che ci siano delle feste non autorizzate. Abbiamo detto che è un fine dell'anno che dovrà essere più sobrio, sicuramente quello degli altri anni, rispetto a quello degli altri anni. Lo vivremo in famiglia, sarà anche un modo per ritrovarci con i nostri cari. Qual è, diciamo così, l'augurio che il Ministro dell'Interno fa al 2021 agli italiani? L'augurio non può che essere che sia un anno 2021 più sereno rispetto a quello che abbiamo appena vissuto. È stato un anno difficile, un anno che ci siamo trovati ad affrontare, una situazione imprevista, complicatissima, mettendo tutto il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio del Paese. Quindi davvero io mi auguro che anche gli italiani nell'anno nuovo possano vederlo con fiducia e con speranza. Quantomeno per riprendere una vita che sia la nostra vita precedente. Ci sarà un po' di tempo, però proprio per quello occorre non sbagliare nei comportamenti di questo periodo. L'ultima domanda, la scuola il 7 gennaio si dovrebbe ripartire, in che modo, anche qui qual è la soluzione e un giudizio sul comportamento degli italiani in questa fase così difficile in cui abbiamo vissuto da una parte la voglia di stare insieme, il Natale, le feste e dall'altra l'esigenza di dover rispettare delle norme molto stringenti. Parto da quest'ultima domanda per dire che gli italiani sono stati rispettosi delle regole, hanno avuto grande senso di responsabilità, perché se consideriamo che noi dal 1° di ottobre abbiamo fatto circa 5 milioni di controlli, abbiamo avuto soltanto l'1% di persone sanzionate, quindi vuol dire che gli italiani hanno risposto bene a quelle che erano le restrizioni date dal governo. Per quanto riguarda la scuola, posso dire che ieri ho sentito tutti i prefetti, hanno concluso i tavoli prefettizi con le autorità locali, anche della scuola ovviamente, e verrà garantita l'apertura delle scuole al 50% con dei mezzi anche di trasporto suppletivi, per cui sono state messe delle risorse ad hoc dalla ministra De Micheli, e quindi grande impegno, i tavoli tutti conclusi. Quindi posso dire che è un'attività fatta a livello territoriale che ha funzionato e qui quindi vorrei anche ringraziare i prefetti per il lavoro prezioso che hanno fatto in questo periodo. E noi ringraziamo la ministra Lamorgese per queste notizie, vi diamo la linea e ci sentiamo più tardi.